Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Negev. Oh, ma chi è sto Abramo? E cos'è sto Negev, che è il posto in cui ci troviamo? Dunque, Abram è una storia molto importante. Tutti si ricordano qualcosa, anche tu ti ricordi qualcosa della storia di Abram. Se adesso io ti chiedessi quale episodio ti ricordi, tu mi citi due episodi. Il primo è la chiamata di Abramo, c'è anche una canzone abbastanza famosa, esci dalla tua terra e vai, forse l'avrai sentita, ogni tanto si viene ancora cantata in chiesa. E l'altro episodio che tutti si ricordano e che anche tu ti ricorderai è quello, sì, quello lì, quello del sacrificio del figlio, un episodio brutto che dà il mal di pancia, che fa chiudere la Bibbia a tante persone, perché un Dio che chiede di ammazzare un figlio non lo vuol sentire nessuno. Però c'è un problema, che questo episodio è raccontato alla fine della storia di Abramo e se vogliamo capire il senso di questa storia bisogna che la raccontiamo dall'inizio, come tutte le storie, perché altrimenti sarebbe come entrare in un film, in un cinema, vedere i primi 5 minuti, poi uno va fuori, va a fare la spesa, va a fare le sue commissioni, ritorna alla fine del film e pensa di scrivere un commento su quel film. Farebbe scappare da ridere, perché verosimilmente, a meno che non sia un film proprio molto semplice, non avrà capito nulla di quel film. Qui è la stessa cosa, la scrittura, per tutta una serie di motivi che adesso non ti sto a raccontare, si è trasformata da un libro di storie in una sorta di catechismo, un libro ordinato dove tutte le idee devono essere esposte con cura, con un indice analitico, con le voci tematiche. E le storie invece non sono così. Il catechismo ha una sua importanza, è un libro interessante, ma la Bibbia non è un catechismo, la Bibbia è un libro di storie. E allora dobbiamo vedere la storia di Abram. C'è un primo tempo, come nei trailer di un film, se siamo alla 12ª puntata bisogna vedere le puntate precedenti. Allora adesso faremo un brevissimo riassunto della puntata precedente, quello che precede il 12esimo capitolo del libro della Genesi, lì dove comincia appunto la storia di Abram. Cosa c'è prima? Allora te lo dico con un esempio. Immagina di essere un grande manager, manager di una grande azienda, un'azienda florida che è diffusa in tutto il mondo e tu hai dato come manager l'incarico a un tuo fidato amministratore di mandarla avanti. Bene, questo per tutta una serie di motivi la manda sull'orlo del fallimento. Fa investimenti sballati, non capisce più cosa deve fare, non la segue più con l'attenzione che aveva all'inizio, insomma l'azienda è sull'orlo del fallimento. Allora tu devi decidere cosa fare, perché tu sei il grande manager. Che caratteristiche deve avere secondo te un manager che possa risollevare le sorti di questa azienda? Se ci pensi un po', vedrai che le caratteristiche sono, mi prendo uno più fidato del primo, il primo non si è rivelato una persona affidabile, quindi ne cerco una affidabile. Prendo uno capace, uno che abbia un po' di esperienza ma che non sia troppo anziano, perché gli anziani poi si sa non riescono mai a portare avanti le cose perché sono alla fine della loro carriera. Quindi prendo un giovane di belle speranze, magari anche di bella presenza che può aiutare e che sia soprattutto una persona fidata. Bene, questa piccola storia è un riassunto dei primi capitoli del libro della Genesi, dove troviamo un Dio che ha creato un mondo bello, con tante realtà affascinanti, l'uomo, la donna, la sessualità, l'affettività, il giardino, il lavoro, la cultura, ha dato tutto questo in mano all'uomo e questa coppia originaria, per una vicenda un po' intricata che chiama in causa anche questo serpente di cui poi parleremo in un altro momento, ha mandato tutto in malora. Il creato sta andando in malora, il fratello uccide il fratello, c'è un vero e proprio diluvio di peccati, di compromissioni, e anche il creato ne risente. E Dio è lì, immaginatelo con la corte celeste, sono lì con tutti gli angeli, che deve prendere una decisione e chiede agli angeli un consiglio
come un po' nella storia di prima, no? Ma voi chi prendereste? Allora salta su l'angelo tedesco, dice, ma sì, io prenderei un professore della dogmatica, perché una persona così ci potrà aiutare molto, ma certo, sì, grazie angelo Kurs che vieni dalla Germania, può darsi, vedremo meglio il tuo consiglio. Poi viene l'angelo francese, dice, ma no, dobbiamo prendere un grande leader, una persona carismatica, quindi un giovane che sappia trascinare le folle, ma sì, può darsi, certo, anche un giovane potrebbe essere la persona adatta. Arriva l'angelo italiano, adesso non è la barzelletta, c'è un francese, un tedesco e un italiano, però sono dei caratteri che ci possono aiutare. E arriva l'italiano, dice, ma sì, io prenderei magari una persona scaltra, una persona, però assolutamente una persona fidata, una persona di assoluta fiducia, altrimenti non si riesce a fare quello che vuoi fare, cioè restaurare questo mondo rovinato. Bene, Dio ringrazia, no? Ad essere onesti c'è anche qualcun altro, più di uno, che gli ha suggerito di lasciar perdere. Dire, ma chi te lo fa fare? Ma butta via, lascia andare questo mondo, vai a fare un altro pianeta là con gli avatar, quelli blu, oppure fai un mondo solo con gli animali, che non hanno quel problema della libertà e quelli alla fine ti obbediscono sempre, oppure distruggi tutto e non pensarci più. Bene, Dio vaglia tutte queste ipotesi e alla fine dice, sì, ho preso una decisione, ho deciso che andrò a cercarmi un collaboratore. E sapete chi è questo collaboratore? È un tizio, il signor sconosciuto, che si chiama Abram. Abram e Sarai, perché all'inizio della storia si chiamano così, con un nome che poi nella storia verrà cambiato a un certo punto. Ma chi sono questi due? Sono due vecchi, sono due pensionati tra l'altro, perché Abram ha già 75 anni quando comincia questa storia, Sara 10 anni meno di lui, però sono due anziani, due che vivono là in un paese sperduto, in una località dell'attuale Siria, e Dio decide di affidare a questi due il compito di risollevare il creato. Sarebbe un po' come oggi dire, bene, vedo che c'è questo paese emergente, la Cina, un paese così importante da un punto di vista economico, da un punto di vista numerico, però non c'è la fede lì. Bene, pensiamo un po', ecco, guarda, ho deciso di mandare tuo nonno e tua nonna. Sì, proprio tuo nonno, quello lì con la dentiera un po' acciaccato, che non ci sente, che c'ha l'amplifon, no, nelle orecchie. Ecco, Dio decide di mandare Abram, di chiedere ad Abram di essere il suo collaboratore. Qual è la reazione? Una persona sana di mente si fa quella che anche tu ti stai facendo, una grassa risata. Ma come? Prende due vecchi, un po' rimbambiti, un po' già andati. Poi sappiamo che i vecchi, tutto il rispetto, ma non si spostano di una virgola, hanno ormai le loro abitudini, hanno ormai tutto il loro tran tran stabilito. Qui si tratta di riprendere alla grande. Quindi è veramente una scelta apparentemente paradossale, apparentemente assurda. Ma Dio prende questa decisione, che vedremo sarà una decisione che prenderà in continuazione, perché Dio ama i paradossi.